personale dell'artista cinese Zhao Guo, 80 le opere esposte che descrivono luoghi e personaggi dell'Asia centrale e della Mongolia. Donatella Assolini. C'è tutto il senso di libertà della sua terra d'origine, la Mongolia interna, nello sguardo fiero e puro degli uomini e delle donne ritratti e negli spazi immensi e senza confini. Un vero e proprio poema epico della luce del maestro Zhao Guo, quello raccontato in una mostra allestita al complesso del Vittoriano a Roma. 80 opere realizzate dominando con particolare maestria le tecniche pittoriche dell'olio, della tempera e del disegno su tela, attraverso le quali il maestro cerca di trovare un compromesso tra la tradizione dei carri mongoli, dei montanari e dei paesaggi infiniti con la modernità di Pechino, dove vive attualmente. Un difficile compromesso tra contemporaneità e tradizione che trapela a volte nella vena malinconica di alcuni ritratti. Queste figure ieratiche che noi ritroviamo anche nella memoria a cui lui è molto legato, della pittura rinascimentale, qui il legame all'antico di Piero della Francesca e di tutti i pittori del Rinascimento. Una pittura di un artista originario di una terra dagli spazi limitati che non ha davvero confini, in perfetto equilibrio come è tra il mondo orientale e la tradizione occidentale classica e non solo. Un pittore virtuoso e solenne che crea una vera e propria lirica della luce, con il bianco come sintesi di tutti i colori, e che nella sua ricerca di una forma ideale può essere amato e compreso da un capo all'altro del globo.